La cosa bella è che voi alzate e lui si stacca. Alzate e lui si stacca. Avete visto che bellino, eh? Voilà. Guardate che... Pronti? Vai. Ciao ragazzi, siamo qui pronti anche oggi per le nostre ricettine da Riccione. Oggi presentiamo una ricetta carina carina che forse avrete visto in qualche blog, in questi TikTok, non so. Io non l'ho vista. Te non l'hai mai vista? Per me c'è uova al salame, ok? Andiamo! Un picchino appena appena d'olio. Poco, Vani. Che questo è antiaderente. Questo perché non si attacca, dai. Vabbè, ma non si attacca qui. Qui non si attacca neanche... Almeno quello lì si affringe un pochino. Qui non si cuoce, non si attacca neanche il bostic. Oh, ce l'hai pennello. Dai, dai, col dito, avanti con sto cazzo di pennello. La nostra golfettina. Andiamo a mettere così. Io sono più bravo di te, guarda che roba. Sei un maestro. Faccio un fiore. Sei un bombe. Sono un fiore. Le nostre uova di campagna. Che belle. Belle, eh? Queste me le ha date la Sara, eh? Queste ragazzi hanno un guscino che te lo raccomando, eh. Un pizzico di sale. E appena 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 un pizzichino di pepe. Così. Versa così. Dio, poi questi qui per me sono una bomba. Bene, adesso andiamo a infornare 175 gradi. 10 minuti, vedete voi come vi piace l'uovo, più cotto o meno cotto, comunque 10 minuti ci vogliono. Guardate che belle, oh. Bellissime. Ullala! Guardate che roba, ragazze, guarda. Voilà. Guardate che... Guardate. Vado col tagliare, eh. Si scioglie in bocca. Bellissimo. Eccolo là. Eccolo. Vado? Allora ragazzi. No? Sta a sentire. Allora adesso vi spiego ragazzi. Questa è una figata, eh. Allora per aperitivi, brunch, colazione. Hai imparato la parola brunch? Brunch. Brunch. Di che devo chiedere la ora delle rose? No, 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 va bene, non va bene, basta Wani, No, no, sto scherzando, dai, queste sono quelle cose che fa Wani quando fanno le colazioni, lui è bravissimo a fare questi brunch, questi aperitivi. Allora, per i vostri bambini potete adoperare il salume che volete, magari mettete la fettina di tacchino, carota grattugiata, le carotine grattugiate se non vi mangiano. Facilissimo. Questo è quello dei maffi. Mettete questa qua, avete visto? Cioè, è una cosa semplicissima e poi li potete mangiare anche voi se li volete. Se non li volete me li portate a me, ok? No, dai, parte gli scherzi. Una figata. Adesso vado a sentire, eh. Un po' di grano anche sopra, quello che volete. Sì, un po' una grattugiata di grano, una fettina di sottiletta e cheddar. Oh. Senti che adesso Vani io vado a assaggiare questo salume. A chi piace l'uovo, top, favoloso. Manda giù, mi raccomando. Manda giù prima di parlare. Mi raccomando, ragazzi. Allora, poco sale, è giustissimo. Mangio col coltello. Come ho detto, prosciutto crudo, prosciutto anche col prosciutto cotto, secondo me. Bene, una golfetta, però anche una... Abbiamo adoperato questa golfetta, un salame, diciamo. Io faccio una fetta da tacchino, quasi sempre. Però secondo me la morte sua è la pancetta. Tu fai una fesa di tacchino tagliata, la fesa di tacchino. La faccio io. Esatto. La fa lui. Sempre così, però secondo me la pancetta rotolata lì sta da dire. Anche la pancetta rotolata, tutto. Ma secondo me potete metterci qualsiasi tipo di salume. La cosa bella è che se gli mettete un pochino di formaggio, lo mettete sopra qui, ci sta benissimo. La cosa bella è che voi alzate e lui si stacca.
alzate e lui si stacca. Avete visto che bellino, eh? Dai, ok. Ciao ragazzi, seguitemi anche su YouTube. Anche perché hanno detto che ultimamente ho sentito una voce che Facebook, Instagram diventeranno a pagamento. Ragazzi, YouTube. Se Facebook e Instagram diventano a pagamento, Bione su Facebook lo vedete poco, eh? Perché io non pago per Facebook. Ragazzi, noi ci divertiamo qui, eh? Non è che facciamo business. Magari. Ciao.